Siamo? Non mi piace. Ok, oggi ci siamo fatti un gran bel regalo, un grandissimo regalo. Avere Manuel Carrera, avere Alessandro Baricco nella stessa orbita è come avere la Nutella e le acciughe, tendenzialmente. Non stanno, non li prendi mai insieme e hanno due sapori completamente differenti, ma dalle differenze solitamente si prende quello che c'è di buono e si prende quello che c'è di potente. Stasera c'è molto di potente. Parleremo di tennis, non parleremo di scrittura. E parleremo di John McEnroe fondamentalmente. John McEnroe è stato l'unico tennista, aveva delle manie tendenzialmente, grosse, piccole, medie. La più grande mania è che non riusciva a calpestare le linee bianche del campo. Lo sanno in pochi, andava in psicoterapia per questo. Non riusciva, per cui quando passava nel campo lo guardava sempre con grande paura, saltava e anche quando serviva sembrava un ballerino di tip tap perché non toccava mai la linea bianca. Quando gli chiesero perché, lui rispose che lui era la prima persona singolare del tennis e non voleva limiti. E poi aveva un altro vizio, fondamentalmente molto potente, ma anche molto ridicolo. Faceva roteare la racchetta, una Dunlop, in un periodo della propria vita. Se la negli spogliatoi, se la racchetta ricadeva e toccava i piedi, si sarebbe incazzato in campo. Tendenzialmente gli toccava sempre i piedi. E quando gli han chiesto perché, rispose che quella era la sua prima persona plurale, il noi, perché tutta la gente aveva voglia che lui si incazzasse. Prima persona singolare, Carrère, prima persona plurale, Baricco. Aveva altri due vizi fondamentalmente, la fascia attorno alla testa, e quando gli chiesero perché, non gli disse che non era il sudore, ma era il sudore dei pensieri, pensava troppo, con la fascia i pensieri rimanevano in testa e non gli rovinavano la battuta. Questo è un po' la creatività trattenuta che hanno entrambi i nostri scrittori di stasera, e poi esplosa, e l'esplosione è nel servizio. Il servizio di McEnroe era famosissimo per un motivo principale, che era il serve and volley. Lui serviva e correva immediatamente alla rete. Quando gli chiesero perché, gli disse che lui non amava le righe bianche, che voleva sempre essere incazzato perché era una prima persona singolare, una prima persona plurale, perché non voleva trattenere i pensieri che invece doveva assorbire e tenere nella testa, ma semplicemente perché aveva coraggio. Lui andava a rete subito dopo aver servito, perché era un uomo che aveva coraggio, un giocatore che aveva coraggio. McEnroe si tiene addosso le parti di Baricco e di Carrère. Il regno di McEnroe è quello di Baricco ed è quello di Carrère, che hanno tutte e quattro le prime persone singolare, la prima persona plurale, hanno il sudore delle idee e hanno tendenzialmente il coraggio del serve and volley. Questo è l'unico tennista che riesce a tenerli insieme e stasera il match è a tennis. Una parola che abbiamo scelto noi, un doppio dibattito. Ogni parola abbraccerà uno dei due autori e li terrà con sé. Hanno delle analogie in partenza, sono quasi coetanei, uno è nato nel 57 a Parigi, Carrère, Baricco è nato nel 58, quindi, oppure il contrario, no? Così. E hanno Parigi nelle vene tutte e due, Parigi Baricco di adozione, appunto, Carrère di nascita, e hanno degli abissi che li lega. Carrère per una serie di libri che ha fatto. Lo spartiacque, l'avanti Cristo e il dopo Cristo di Carrère è l'avversario. Lì è nata la prima persona singolare. Prima da allora, dall'83 al 95, fino alla settimana bianca, c'era solo terza persona singolare con una biografia di Philip K. Dick. Poi diventa il signore della prima persona singolare, il McEnroe, la prima persona singolare, Limonov, Vite che non sono la mia, che è il suo paradigma di intimità, Facciamo un gioco, La vita come un romanzo russo, in cui attacca la madre, in cui si riappacifica con la madre, fino al Regno, che è uscito da qualche tempo, un mese, ed ha avuto uno straordinario successo in Francia ed ha uno straordinario successo qua in Italia e racconta delle origini del cristianesimo attraverso la prima persona singolare. Alessandro Baricco, non ha bisogno di presentazione, è uscito ieri il suo libro La sposa giovane. La prima parola che abbiamo scelto per questo dibattito è artigianato.
Artigianato perché entrambi lavorano la lingua fino allo sfinimento. Baricco, dicono, poi non so se sia vero, abbia scalpello e cazzuola a casa invece che la macchina da scrivere. Carrer mi raccontò che non abbandona un libro fin quando non sente che anche l'ultima virgola suona giusto. Voglio partire da Emmanuel, a cui darò del tu, per delle ragioni anche di prima persona, appunto, e perché credo sia giusto che parli un po' come lavora l'artigianato dei suoi libri e come lavora le parole, insomma. La sua lingua cristallina è quella, forse tra gli europei, assieme a Houellebecq, che cattura di più come cavallo di Troia. Buonasera. Mi scusi, io capisco un po' l'italiano, ma non posso parlare. E per questo Gisella va a tradurre. Alors, avant de parler d'artisanat littéraire, je voudrais dire que j'écoutais Marco parler de John McEnroe et en fait, je pensais, j'ai lu seulement la première partie dans la traduction française du nouveau livre de Marco qui s'appelle Atti Osseni sul luogo privato. Non, mais attends, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette première partie, le narrateur, le personnage principal, qui je pense te ressemble beaucoup, se définit quand il est un adolescent comme un John McEnroe de l'onanisme. Et je tenais à verser ce détail au dossier. Peut-être tu peux traduire ça avant que... Prima ancora di parlare di artigianato letterario, vorrei dire appunto, vorrei ringraziare intanto Marco e condividere con lui questa idea di John McEnroe. Io ho letto solo la prima parte del libro in francese, è stata tradotta, e il nuovo libro di Marco. Devo dire che mi riconosco molto e trovo molto interessante questo richiamo a John McEnroe. Non era preparato tutto questo. Ce n'était pas prévu. Bon. Non, alors, je veux dire, ça me fait... On est dans un endroit qui est dédié à la... que je ne connais pas bien, que je découvre, mais qui est dédié, enfin, d'ailleurs pas à la littérature spécialement, à la narration, au récit, et donc à l'artisanat de la littérature. Au début, on avait, dans cette liste de mots, Marco avait prévu de commencer par le mot adversaire et le mot artisanat devait venir beaucoup plus tard. Et le mot adversaire, comme ça, pour commencer, ça me paraissait quelque chose d'un peu lourd, d'un peu, ça me faisait peur, c'était un peu presque théologique. Et je trouve que c'était mieux de commencer sur cette chose qu'au fond, on a beaucoup en commun, même si ce sont assez différents les livres qu'on écrit tous les deux, tous les trois. C'est le goût je dirais aussi de la cuisine, quoi, littéraire, de la façon dont on fabrique un récit, la façon dont ça se c'est tout ce côté très très technique à quoi on est heureux de pouvoir se raccrocher, quoi, aussi avec à partir de quoi on peut travailler. C'est un écrivain, ça, enfin, j'ai l'impression que les écrivains souvent envient, en tout cas moi, les peintres ou les sculpteurs qui ont vraiment une matière, quoi, à laquelle ils à partir de quoi ils peuvent travailler. Les écrivains, ils ont les mots, ils ont sous ces mots qui tournent dans leur tête constamment, et puis ils ont des recettes de cuisine qui ce que chacun se fabrique pour lui-même. In questo luogo che è dedicato non tanto forse alla letteratura ma sicuramente alla narrativa, alla scrittura, al romanzo, penso che appunto in questo luogo sia estremamente opportuno parlare di artigianato letterario.
Nella lista di parole che erano state prescelte all'inizio si era deciso inizialmente di parlare prima dell'avversario, però abbiamo pensato che iniziare con questa parola avversario fosse un po' troppo pesante, direi quasi un qualcosa che fa paura, addirittura di teologico. Invece l'artigianato è quello che ci accomuna tutti e tre, anche se scriviamo libri molto diversi, abbiamo tutti e tre questo gusto un po' per la cucina, per la cucina letteraria, per fabbricare i racconti. E l'artigianato forse è un lato tecnico, ma è quello che ci permette poi di lavorare e di elaborare i nostri libri. Io ho anche l'impressione che tutti gli scrittori, io compreso, siamo un pochino invidiosi nei confronti di scultori, pittori, perché loro hanno una materia da plasmare, mentre noi scrittori abbiamo le parole che ci frullano in testa e abbiamo le nostre ricette. Sì, prima voglio dire che è un grande privilegio avere Carrer qui con noi, lo dico da preside di questa scuola, e sono molto contento che i miei allievi lo vedano in faccia e lo sentano parlare, e lo ringrazio molto di essere venuto qui. È un piacere anche per me dialogare con lui e con Marco. Sono contento che si sia partiti da McEnroe. Un'altra delle cose che accomuna abbastanza a me e Carrer, e secondo me anche lui, è che tra le varie virtù abbiamo questo di una certa presunzione incontrollata, diciamo. Quando ero all'inizio, mi ricordo che mi chiedevano qual è il suo riferimento, qual è il suo maestro, e pensavano a Gadda, Calvino o cosa del genere. Io mi divertivo molto a dire: ma i miei riferimenti più forti sono Sergio Leone e John McEnroe. E questo naturalmente non mi rendeva particolarmente simpatico, ma invece era molto sincero, perché non sapevo spiegare in altro modo cosa avevo in mente io, che tipo di libro avevo in mente io in quegli anni, se non facendo vedere come giocava John McEnroe a tennis. Le cose che ha detto Marco sono tutte cose che ricordo molto bene, che hanno fabbricato il suo mito. In particolare mi ricordo che allora io lo guardavo e studiavo il suo servizio, perché nulla al mondo poteva far capire dove sarebbe andata la palla nel suo movimento. Anzi, lui aveva una posizione di partenza in cui teoricamente neanche riuscivi a buttare la palla di là, poi aveva una rotazione mostruosa, poi era mancino, quindi partiva in una posizione che sembrava che stesse tirando una pallina sulle gradinate, e poi ne usciva invece una palla completamente imprevedibile. E io mi ricordo di aver distintamente pensato di voler scrivere fortissimamente l'inizio del mio primo romanzo come lui serviva. Cioè che in nessun modo potevi capire cosa diavolo stava succedendo, e poi vedevi solo una pallina che e così lo feci. E voilà, l'artigianato è una passione, per me vuol dire soprattutto che faccio un mestiere fisico, di mani. Io mi accorgo quando insegno qua ai ragazzi, che parlo, dico delle cose, leggo, ma muovo continuamente le mani, perché sto facendo la distanza che nel nostro libro e nei nostri libri è così importante. Ad esempio, lui è un maestro di distanze. Se voi rileggete un suo libro e cercate ogni momento di misurare a che distanza si è messo lui da voi, è un'arte, cioè un ballo che lui fa, e decide sempre lui, non avete possibilità. La distanza è fisica, perché è proprio sentire uno e allungare la mano e non toccarlo, oppure averlo proprio addosso, e tu scegli dove stare. Puoi andare molto lontano e parlare molto forte, puoi andare molto vicino e parlare molto forte. Noi decidiamo. Questo è artigianato ed è fisico. È tutto molto fisico. Non credo che il mio mestiere sia un mestiere di intelligenza. L'intelligenza aiuta, non troppa, perché poi lì comincia a confondere, ma il resto è corpo, è proprio sempre corpo. E a me dell'artigiano piace che ha le mani sporche, che puzza, che ha le macchie dappertutto. À moi, c'est toujours venu d'imaginer così le mio mestiere. Je peux ajouter quelque chose? Je suis très touché par ce que tu viens de dire. Je suis absolument. Je ressens tout à fait les choses comme ça. Et j'avais remarqué, une fois, il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé un film documentaire dans une petite ville en Russie. Et j'avais remarqué comme
le caméraman, le chef opérateur de ce film, on était trois, c'était une équipe minuscule, et on entrait dans des relations très complexes avec les gens qu'on filmait, et j'avais observé, découvert qu'il avait un talent très particulier, c'est de savoir quelle était la distance la plus proche, enfin, à laquelle on pouvait s'approcher, comme s'il y avait autour de chaque personne une espèce de cercle qui fait qu'on peut aller jusque-là, si on va au-delà, ça devient une intrusion, une sorte de viol. Mais il savait exactement, mais physiquement, au millimètre près, jusqu'où il pouvait approcher en étant... c'était tolérable, c'était amical, et ce sens de la distance que j'avais observé chez un opérateur de cinéma, je pense que c'est une forme de tact qu'on peut avoir aussi comme écrivain, et je pense d'ailleurs certainement à l'égard de personnages de fiction, mais ça, Alessandro le confirmera ou non, autant que de personnages, que de personnes réelles. Sono stato molto toccato da quello che hai detto. 10 anni fa circa, quando giravo un documentario in un piccolo paese della Russia, avevo notato la capacità del cameraman, eravamo un gruppo molto ristretto, eravamo solo in tre, questa capacità che aveva eccezionale di tenere la giusta distanza dalle persone, non si spingeva oltre un certo limite, era come se le persone che lui filmava, che riprendeva, avessero intorno a sé un cerchio al di là del quale lui non penetrava, al di là del quale sarebbe stata quasi un'intrusione, una violenza fatta alla persona che veniva filmata. E quindi credo che sia una capacità fisica questa, la capacità di rendersi amichevoli e anche tolleranti, un senso della distanza che credo corrisponda anche a una sensibilità dello scrittore, la sua sensibilità che deve avere nei confronti dei personaggi di un romanzo, ma che deve avere, che tutti forse devono avere anche nei confronti delle altre persone. Nel nuovo libro di Carrer lui stesso investiga su quello che è la sua sorte rispetto alla fede e rispetto al Nuovo Testamento. È un libro attraverso di sé che va dentro il cristianesimo. Investigare, la seconda parola, voglio chiedere a Emmanuel se Luca, che è uno dei due personaggi, Luca e Paolo di Tarso, sono degni di questo investigare all'interno del cristianesimo. Je pense que presque tous les livres, tous les récits, je parle pas des miens, hein, seulement d'une façon générale, sont des espèces d'enquêtes sur le réel. Enfin, on essaye de te dire quelque chose sur de savoir ce que c'est que d'être un être humain, que d'être en vie, que d'habiter ce monde. C'est là-dessus, hein, qu'on écrit des livres, qu'on fait des films, qu'on fait des... Mais alors, plus particulièrement, il y a des formes artistiques qui sont vraiment où la part, et justement dans ces travaux un peu documentaires comme ceux que je fais, qui sont plus du côté du documentaire que de la fiction, il y a un travail d'enquête qui peut être même presque journalistique, quoi, qui est très important. Et il est, comme tu le dis, dans le livre que j'ai écrit sur les débuts du christianisme, a pris pour héros l'évangéliste Luc, parce que l'évangéliste Luc, parmi les quatre évangélistes, est le seul qui se présente explicitement comme un enquêteur. Les autres, vous voyez, l'évangile de Jean commence par dire au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. L'évangile de Marc dit évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire ce sont des professions de foi. Luc dit tout autre chose, il s'adresse à un Romain ou un Grec de bonne volonté, qui est un peu intéressé par cette histoire bizarre, de cette foi étrange qui se répand. Et il lui dit, mais pour que tu sois mieux informé, je me suis renseigné, j'ai interrogé les uns et les autres, les témoins, tout ça, et il dit, j'ai fait une enquête. Et au fond, moi j'ai essayé
d'enquêter sur ce qu'a pu être cette enquête de Luc, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas le croire quand il dit qu'il a fait ça. Et j'ai essayé d'imaginer ce, voilà, concrètement comment il a enquêté environ, puisqu'il a écrit 40 ou 50 ans après les faits qu'il rapporte, dont il n'a pas été témoin, mais il a pu rencontrer des gens qui en étaient les témoins. Et donc, effectivement, enquêteur moi-même, 2000 ans plus tard, je pouvais me projeter dans cet enquêteur arrivé 40 ou 50 ans plus tard. Penso che tutti i romanzi, tutti i libri, e non parlo solo dei miei, siano in realtà delle indagini, delle inchieste sulla realtà, sul reale, sull'essere umano, sulla vita, sul mondo, e non solo quindi i libri, ma anche i film alla fine indagano, fanno un'indagine su quello che può succedere su questa terra. Sicuramente però ci sono delle forme artistiche, fra queste sicuramente i documentari più ancora che i film di fiction, che per essere realizzati partono da un lavoro di inchiesta quasi giornalistica. E questo è un po' lo spirito con cui ho indagato sull'inizio del cristianesimo, e ho scelto l'Evangelista Luca perché è l'unico che si presenta in questa veste come colui che ha indagato rispetto agli altri evangelisti, che fanno più che altro una professione di fede nei loro testi, all'inizio era il Verbo, eccetera eccetera, e lui invece si rivolge ai romani, ai greci, a tutte le persone di buona volontà che incontra sulla strada, dicendo: ma guarda, io ho interrogato, ho fatto delle ricerche, ho fatto un'inchiesta, quindi se vuoi sapere io ho fatto delle indagini, so. E quindi io ho deciso di fare un'indagine sull'indagine di Luca. Mi sono anche detto: perché non credergli, in fin dei conti lui ha dichiarato di aver fatto delle indagini serie, anche se poi ne ha scritto 50-60 anni dopo, non è stato testimone dei fatti che racconta, e io mi sono molto immedesimato in lui, perché scrivo di lui 2000 anni dopo la sua presenza sulla terra. Invece Sandro, tu non investighi mai direttamente, ma lo fai attraverso molti filtri solitamente, però ogni libro è diverso dall'altro e va in contesti differenti. Sì, stavo pensando, ascoltandolo, una cosa che pensavo è questa cosa, faccio sfoggio d'erudizione, che il termine greco, che poi ha generato il nostro termine storia, per loro significava inchiesta, e le storie di Erodoto letteralmente erano, il titolo era inchieste, perché era un uomo che andava in giro a capire come mai quelli seppellivano, perché mangiavano in sto modo strano, perché si accoppiavano solo il martedì, e lui era proprio era il lavoro proprio così, anche un po' immaginifico, perché poi Erodoto, però il primo dei narratori, in un certo modo dei narratori della storia, è un narratore di un'inchiesta. È un aspetto del nostro lavoro. Dovessi riassumere, io trovo fantastica sta roba degli indizi, cioè quando costruisci un libro tu lavori su degli indizi, sono dei punti che hanno una qualche energia e tu lavori a questa energia qua, ma la differenza è che non te ne fotte niente di scoprire l'assassino proprio, cioè sei completamente incantato dagli indizi, per cui non chiudiamo mai il gesto, cioè sono inchieste senza chiusura. Quando scrivi un romanzo, il caso suo del Regno è un caso particolare perché è più Erodoto in un certo modo, e ottiene effettivamente il risultato di nominare un assassino. Luca, che io sono stato cattolico, sono stato molto cattolico, con moltissimo impegno e pochissimo senso dell'umorismo, quindi mi sono dato da fare veramente, e devo dire che in tutto questo Luca non l'avevo mai visto, ecco, cioè, ma non mi era mai passato per la testa una volta che avesse un modo di star seduto o un modo di entrare in una stanza, non è mai stato una persona reale, ecco, in nessun modo. E leggendo il suo libro l'ho visto poco a poco diventare un personaggio per lo più ricostruito da lui, perché di Luca si sa pochissimo, ma ricostruito in un modo come potrebbe fare un detective, ecco. Quindi lui come altri personaggi,
del regno. Alcuni mi sembrava che c'ero andato in vacanza per anni, che ci avevo vissuto, ci ho detto, oh guarda il vecchio San Paolo qua, sembra proprio uguale, proprio così come l'avevo avuto accanto, cioè insopportabile, sempre ha ragione lui, un po' truffaldino. Altri personaggi invece me li ha regalati da allora, che non li avevo mai veramente visti, e Luca, che è quello principale sicuramente. Moi j'étais pourtant persuadé que c'était tout à fait intentionnel que tu aies donné le prénom de Luca à un des personnages de Emmaüs. Ça me paraissait une évidence. Alors je suis très surpris d'apprendre que tu ne l'avais jamais remarqué. E io al contrario ero persuaso che tu conoscessi molto bene Luca, perché hai dato come nome al tuo personaggio di Emmaus il nome Luca, quindi pensavo veramente che lo conoscessi. Sono sorpreso che invece dici di no. No, è vero che ho dato il nome di un evangelista, è vero che loro sono quattro, sono tutte delle figure dell'immaginario, questo sì. Però Luca per me era soprattutto un suono, ecco. Era un nome più fragile di altri, e lui è un personaggio più fragile di altri. Poi arriviamo alla terza parola, che è prima persona, non so se singolare o plurale, non importa. Carrera ha fatto della prima persona lo spartiacque della sua narrativa. Baricco ha fatto una cosa nell'ultimo romanzo, non dovrei parlarne ma ne parlo lo stesso. Ha trasformato una terza persona improvvisamente in una prima persona e poi l'ha ribaltata. E questo è un passaggio molto Maker Row. Se viene male è una brutta roba, se viene bene è una bella roba, non c'è via di mezzo. Esatto, se viene bene e se viene male vai a casa 6-0-6-0 in un modo o nell'altro. Volevo chiedere a Emmanuel, la prima persona, che cos'è davvero per te, a parte forse una facilitazione per scrivere, ma non credo sia solo questo. Per ma parte j'ai assez clairement pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, écrit des livres de fiction qui étaient écrits à la troisième personne et qui ne... sans jamais... avec même pas enfin, des premières personnes de fiction, même pas une première personne de narrateur de fiction. Et ensuite, écrit des livres à la première personne qui ne sont pas des livres de fiction et où la première personne est explicitement moi-même et où sont identifiés, enfin, le narrateur, l'auteur et éventuellement le personnage quand je suis le personnage. Donc c'est assez clair pour moi. Ce que je me demandais, c'est pour un pur romancier comme tu es toi, si tu es s'il t'arrive devant un récit d'hésiter entre la première et la troisième personne, ou est-ce que c'est une chose qui dans l'idée que tu te fais d'un récit, est-ce que c'est une des premières choses qui vient de savoir que, presque musicalement, si c'est à la première ou à la troisième personne, ou est-ce qu'à un moment ça fait l'objet d'un choix? C'est une question qui m'intéresse parce que c'est vraiment une question de romancier. Parce que moi je ne suis pas, donc la question ne se pose plus pour moi. Alors que toi tu dois te la poser pour chaque livre, je suppose. Per 10-15 anni ho scritto libri di narrativa e in questo caso ho sempre usato la terza persona. Dopodiché sono passata alla prima persona e quindi spesso in effetti mi identifico nel personaggio, l'autore, il protagonista. Per me non è una questione di scelta, però mi sono chiesto proprio per Alessandro, tu che sei un romanziere puro, quando devi scrivere un romanzo, esiti tra la scelta di esprimerti in prima persona o in terza persona, oppure ti viene la scelta così spontaneamente, quasi in modo musicale, senza dover decidere a mente fredda quale persona scegliere? Beh, intanto lui ha detto una frase, mi sembra di aver capito, lui ha detto perché io, lui, non sono un romanziere in questi libri, Limonov, immagino, e Il Regno, e su questa frase potremmo fare un seminario lungo tutto l'anno qui alla Holden, perché è tutto da capire se è così o magari lui è il primo romanziere di una nuova stagione di questo strano oggetto, è una questione molto affascinante. Se uno sta dall'altra parte completamente, pensa che scrive romanzi, fiction, ma per me la scelta della persona è una scelta
artigianale di materiale. Cioè io sento con assoluta certezza che c'è una densità diversa. Cioè se tu lo metti in prima persona è tutto più liquido, diciamo. Io ho usato la prima persona plurale in Emmaus, che è una persona molto strana, ma ha copiato una lingua piuttosto dura, e ho in mente proprio il tipo di densità e di è pietra, è come fosse della pietra. Se io lì cambiavo tac in prima persona, proprio sentivi la discesa. Quindi è una cosa che è legata completamente alla percezione che hai del materiale che stai manovrando, diciamo. Ma non è una posizione filosofica. In questo ultimo libro che è uscito oggi, ieri, ad esempio, io mi sono preso il piacere di cambiare la persona esclusivamente secondo il materiale che in quel momento stavo maneggiando. Allora, quando sentivo che avevo bisogno di qualcosa di più morbido, cambiavo persona. Quando avevo bisogno del duro, cambiavo di nuovo persona. Io mi annoio anche molto della persona, cioè quando sono a pagina 100 di un libro che scrivo con la stessa persona, mi annoio da me, cioè proprio mi manca il cambio di marcia. E tutto questo è molto umano, è artigianale, molto fisico, diciamo. Diversa è la cosa che ha fatto lui negli ultimi libri, perché lì devo ancora capire fino in fondo cosa ha fatto, però la presenza del narratore in quel modo lì, dentro la narrazione, è una cosa strana, molto forte, che cambia tutte le proporzioni interne di quello che si racconta, che cambia il sound completamente, e alle volte è come se ci fossero tre piani invece che due, è più articolato, c'è più profondità. Tecnicamente parlando e filosoficamente parlando è stato un gesto. Mi ricordo quando ho letto Limonov, proprio continuavo ad andare avanti, dicevo: ma cazzo sta succedendo qua? Cioè che c'è qualcosa che non torna, era qualcosa di nuovo, di inedito. Ma quando avrò capito veramente cosa ha fatto, poi lo insegnerò qua sicuramente. Tanto ci penso. Non c'entra con una parola, ma mi è venuta in mente una domanda, essendo un po' incontinente la devo fare a Carrer: la vicinanza e la lontananza di se stesso rispetto ai libri, quindi Limonov oppure Il Regno, quando decidi di mettere tu stesso dentro? Quando dichiari i tuoi familiari oppure te stesso quello che ti è accaduto? È una scelta naturale o una scelta istintiva, diciamo, oppure pensata? Ça, c'est exactement comme tu dis pour le choix de la première. Enfin, c'est purement instinctif. Là, tu sens qu'il y a les moments où tu as besoin, où tu as tout simplement envie à un moment de rentrer dans ce que tu racontes et de raconter un truc de ta vie qui s'y rapporte, des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai tendance à penser que si moi j'en ai envie à ce moment-là, le lecteur sera content de cette petite intrusion du maître de maison qui vient un peu accueillir les invités, leur dire, leur montrer où aller, des choses comme ça. C'est très instinctif et naturel, ça. C'est pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont calculées. Ça, c'est assez peu calculé. Ça vient. Esattamente la stessa situazione in cui mi trovo quando appunto scrivo in prima o terza persona, cioè assolutamente istintivo e naturale. Ci sono delle volte che mi viene voglia appunto di entrare nel personaggio, nel racconto, e penso poi che se a me viene questo desiderio, questa voglia, sicuramente al lettore questo farà soltanto piacere, dovrà essere per forza contento di essere accolto nel libro dal padrone di casa, come se fosse un padrone di casa lo scrittore che lo accoglie e lo invita e gli fa visitare la sua casa. Comunque appunto è assolutamente naturale, non è calcolato, è istintivo. La prossima parola è breve, io non aggiungo nient'altro, ed è può essere molto noiosa, può essere molto potente, può essere molto difficile. Fede, se vuoi iniziare tu, Sandro. Ah, la fede narrativa anche, a parte quella del toro, come sapete, che non mi abbandona mai. Ma quanto fa la Juve?
Voilà. E, bah, quella è una cosa... Boh, per chi c'è passato nell'esperienza religiosa, quello è un termine talmente totemico che poi fai fatica a usarlo poi nel resto della vita, francamente, perché è una specie di luogo molto luminoso dove si fa esperienza di una luce che poi è difficile trovare nella vita, e al tempo stesso è un incubo, perché è qualcosa di assolutamente non spiegabile, è un non luogo, e quindi praticamente tu vivi ostaggio di una luce che intuisci ma che non ti illumina mai, praticamente. È una cosa molto faticosa, credo che sia un privilegio averla provata nella vita. Io l'ho provata per fortuna quando ero un ragazzino, quindi sono uscito abbastanza indenne, perché poi c'è tutto il resto della luce che è fantastico e che è molto più ricco, molto più articolato e fantasticamente umano, e c'è poi tutta la vita per inseguirlo, costruirlo, accenderlo, spegnerlo, perderlo, e francamente come avventura umana mi è sembrata molto più viva, molto più giusta, molto più appropriata noi animali umani, questa della luce, non della fede. Tuttavia è una cosa che se ci sei passato è una grandissima esperienza, probabilmente c'è perfino una forma di prossimità e di vicinanza fra quelli che sono passati da quell'esperienza, ci si capisce, diciamo, non so, come quelli passati dal tunnel della droga, ci si capisce, ecco. E quindi resta una delle cose che non sposti più dalla tua vita, ecco. Difficilissimo scriverne, non penso che ad esempio Carrère ne abbia scritto nel Regno, veramente ha scritto di molte cose che hanno a che vedere con la religiosità, molte che hanno a che vedere con quella religiosità particolare che è il cattolicesimo, e in questo è a tratti geniale nel raccontarlo, nel descriverlo. Non saprei dire una pagina in cui ha voluto pronunciare questa cosa che noi chiamiamo fede, e obiettivamente è molto molto difficile. Io ci ho provato una volta perché, appunto, essendo una stagione così importante della mia vita, volevo provare a dare un nome a tutto questo prima o poi, e fra qualche anno capirò se ci sono riuscito, ma è obiettivamente un terreno molto scivoloso, ecco, molto. Oui, ouais, c'est un terrain glissant, et en plus je suis assez d'accord avec toi pour le fait, en disant que tout en ayant écrit un gros livre sur le christianisme, j'ai très peu parlé ou pas de la foi, peut-être parce que je l'ai, j'ai essayé d'adopter à un moment un ensemble de croyances, mais la foi véritablement, cette espèce de chose dont toi tu parles vraiment dans Emmaüs, tu parles, là c'est vraiment de la foi que tu parles. Et c'est drôle parce que tu dis que c'est, tu vois, comme les gens qui ont eu l'expérience de la drogue, ils se reconnaissent entre eux. Moi j'ai lu Emmaüs, qui est un de tes livres que je préfère, qui est un livre qui m'a énormément touché, frappé, mais comme quelque chose qui m'était étranger, que je ne connaissais pas. Tu vois, ça, comme quelque chose qui décrivait une expérience que tu décris de façon très très forte, très 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 prenante. On sent ce que c'est, mais cette expérience ne m'était pas familière. Je ne la connaissais pas. Et c'est pas seulement parce que je suis passé par d'autres chemins. Ça m'a fait sentir vraiment parce que à quel point au fond cette expérience que tu décris, enfin malgré tout de la d'une présence qui vous accompagne, qui est d'une présence qui à la fois surplombe et remplit et irrigue votre vie, dont toi tu fais vraiment, que tu as su faire sentir très fortement, moi je ne l'avais pas connu. J'ai connu autre chose de beaucoup plus volontariste, et j'ai pu écrire un livre sur qui porte pas vraiment sur la foi, qui porte sur la façon dont s'est fabriqué un récit. Voilà.
ce qui est intéressant aussi, mais la foi, c'est un peu la chose qui est comme si c'était le centre qui manque dans mon livre, j'en suis conscient. Hai ragione a dire che è un terreno scivoloso e è vero che anche se ho scritto questo grosso libro, direi, sulla nascita del cristianesimo, è vero che nelle pagine del libro non parlo forse di fede, parlo di credenze, mentre tu nel tuo libro Emmaus si legge, si sente la fede. È un po' quello che dicevi prima a proposito delle persone che avendo avuto una stessa esperienza di droga si riconoscono alla fine. Io comunque, leggendo Emmaus, ho avuto la sensazione di incontrare, di riconoscere un'esperienza molto forte che però non avevo vissuto prima, non conoscevo, non mi era familiare, e quindi questa esperienza è l'esperienza forse di una presenza di cui non sempre ci accorgiamo, ma che è una presenza che riempie la vita, e credo che tu l'abbia sentita, lo si legge nel libro, mentre io l'ho riconosciuta leggendo il tuo libro. Io credo di aver scritto più pagine su una base volontaristica di cose più ricercate, volute, quindi non è un libro sulla fede, è forse un libro in cui ho cercato di fabbricare, di costruire un racconto, una storia. E poi quello che colpisce molto di questi due scrittori, secondo me, almeno secondo anche altri, è la perdita di loro stessi, pur essendo loro stessi nei libri, ogni volta che affrontano un libro nuovo. È sempre un libro diverso, è sempre un libro di cambio di gioco. Sto pensando da Mr. Green alla sposa giovane, sto pensando da Limonov al regno. Sono cambi di psiche, di narrazione, di penna totalmente rivoluzionari, per usare una parola credo rivoluzionaria. E in un modo o nell'altro questa è la perdita del sé e delle idee passate rispetto a delle idee nuove. Ci vuole coraggio per abbandonare quei tracciati di sicurezza. Perdita è la parola che abbiamo scelto in questo caso, narrativa o psicologica? Oui. Alors, je réponds un peu à côté d'abord, mais je pense que ça répond à, quand même un peu à ça. Il y a un truc à quoi je pensais, c'est une chose qu'avait dit une fois Truffaut, François Truffaut. Il disait qu'un film, pour lui, c'était forcément un processus de déperdition. C'est-à-dire qu'entre l'idée que tu as, il y a une idée que tu as eue, quelque chose que tu as rêvé, que tu as voulu raconter, qui en fait aboutit à un scénario, et ensuite, il y a l'idéal, c'est que à l'arrivée, ça ressemble le plus possible à l'idée que tu avais au départ. C'est-à-dire que si ça ressemble à l'arrivée à 80% à ce que tu as imaginé, eh ben, le film est réussi. Si c'est seulement 50%, il est pas mal. Si c'est seulement 20%, c'est pas bien. Bon, je pense qu'il y a deux familles de gens qui te, enfin d'artistes sans doute. Et moi je sais que tout en admirant beaucoup Truffaut ou Hitchcock par exemple, qui sont vraiment des représentants de cette famille là. Mon idéal à moi est absolument inverse. Mon idéal est que le point d'arrivée soit le plus éloigné possible du point de départ, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai imaginé au début. Si je suis parti en me disant je ne veux pas du tout que ça soit je veux que ça soit devenu entièrement autre chose, quoi, que le chemin parcouru en faisant le livre ou le film aboutisse à quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé en commençant. Et la qualité pour moi du travail est dépend de cette différence, et plus elle est grande avec ce que j'avais imaginé au départ, plus je dirais j'ai l'impression que ça valait la peine de le faire. Donc ça répond un peu à ta question sur la perte. J'ai l'impression que plus tu perds en route, plus tu laisses tomber de ton projet de départ, plus moi j'ai l'impression qu'il y a une chance que quelque chose s'accomplisse
qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Quoi. C'est tout à fait la phrase de Saint Jean, que je cite à plusieurs moments d'ailleurs dans le livre, qui est la phrase que le Christ dit à Pierre à la fin de l'évangile de Jean. Il lui dit « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras grandi, un autre te la mettra et il te conduira où tu ne voulais pas aller. » Je trouve que, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller où je ne voulais pas aller et pas du tout là où j'avais prévu d'aller. Je trouve qu'aller où on avait prévu d'aller, c'est pas très intéressant. Inizierò con una risposta che non è forse totalmente inerente alla domanda, però mi veniva in mente, ascoltando, a una cosa che diceva François Truffaut, e cioè che per lui la realizzazione di un film era un processo di perdita progressiva. E in effetti tra l'idea, quello che si può sognare, che poi si trasforma in sceneggiatura, il punto d'arrivo, secondo me ci deve essere una grande distanza. Tanto più grande questa distanza, tanto più è di valore il film. Se un'idea, l'idea pensata, viene realizzata in parte, diciamo, è quasi meglio che non se l'idea di partenza viene realizzata nella sua totalità. Rispetto a Hitchcock e Truffaut, quindi il mio ideale è completamente inverso. Quando il punto d'arrivo è molto lontano dal punto di partenza, è questo che mi dà maggior soddisfazione. E credo che il cammino percorso, quando si scrive un libro, anche se realizza un film, deve permettere appunto di arrivare a un qualcosa di neppure immaginato all'inizio. Questo per me è il valore, dico, è per me il valore del film e di un testo, di un libro. Appunto, vale la pena di scrivere e di realizzare un libro, si arriva a un qualcosa che del tutto sconosciuto, del tutto imprevisto all'inizio. E questo mi riporta appunto alla domanda sulla perdita. Penso che più tu perdi nella realizzazione del tuo progetto di scrittura, e più hai la possibilità di arrivare a qualcosa, a cogliere, a realizzare qualcosa. E questo mi fa pensare a quello che ha scritto San Giovanni, riferendo appunto di una frase di Cristo a Pietro, quando gli dice: quando sei giovane puoi metterti la cintura e andare dove vuoi, quando sei anziano c'è qualcun altro, che ci sarà qualcun altro nel caso di Pietro, che ti metterà la cintura e ti porterà dove vuole lui. Allora le quelqu'un d'autre qui... Si on est croyant, on appelle ça Dieu, mais sinon on peut appeler ça l'inconscient, la réalité, tout simplement, je veux dire le cours de la vie. Quindi appunto, se si è credenti, questo qualcun altro che ti porta può essere Dio, se no può essere l'inconscio, il corso della vita, quello che si vuole. È una bella domanda, perché d'altra parte lui è un insegnante della Holden, è un intelligente, acuto, ha colto questo aspetto del lavoro, ma di tutti, credo. Non so, per me è molto, è film un po' feroce, estremo. Cioè io non, quando ho finito un libro ho ammazzato tutto quello che c'è in quel libro, tutti i materiali, cioè non posso più occuparmi di quelle cose lì, non voglio più sentirne parlare. E anche la parte, la musica, non voglio più sentir parlare di quella musica lì, cioè la musica con cui io scrivo, della mia scrittura. Non potrei mai scrivere quello dopo in quel modo lì, proprio lo ammazzo proprio. E meglio mi riesce il libro, più io ammazzo proprio, e quindi ogni volta perdi un pezzo, diciamo. E questo è un processo, per me è inevitabile, non è che lo insegno ai miei ragazzi, cioè, perché poi ognuno ha la sua strada, ma per me è così, è una forma di infantilismo. Mi ricordo un giorno che ho visto la televisione Elton John, ma 3-4 anni fa, quindi un Elton John con una carriera alle spalle, in un grande concerto, non so più in che grandissimo teatro,
E lo becco che sta suonando una delle sue tre, quattro grandissime canzoni che probabilmente aveva scritto, non so, 10-15 anni fa. E lo vedevo lì perfetto, era perfettamente Elton John, per me. Non era un po' stanco, non era un po' disincantato, non era un po' cinico, no. Era completamente in quella canzone, con queste sue manotte continuava a fare questi accordi che avrà fatto miliardi di volte nella sua vita. La sua voce era come se la cantasse per la prima volta e io proprio stavo davanti e ho avuto per un attimo ho avuto il pensiero che bello però essere così. Io riscrivo Seta tutta la vita, faccio i miei accordi, tu mi piace, il pubblico vuole quello. Invece ogni canzone che io faccio non la voglio mai più cantare nella vita, no? E questo qua era l'attonto. Poi c'era il controcampo e c'era il pubblico che... Fantastico, era tutto perfetto. No? Ho preso un'invidia totale, però. Ma impossibile per me. Però non... vedevo in lui una cosa che ammiro, che è la stessa cosa che ammiro in Springsteen quando vado a vedere i suoi concerti. Dico, ma cazzo, ma quello c'ha 60 anni, 70, non so quanti ne ha... attacca il suo giro del cazzo con un entusiasmo che, come se fosse la prima volta che piglia sta roba in mano, che meraviglia, cioè, io non ce l'ho, ho questa forma di inquietudine, così, una forma, ma ti dico, probabilmente di infantilismo, di irrequietezza, sono così anche nella vita, tutto un errore, però è così. La prossima parola voglio cambiare in corsa, leggerete Real World, mi metterei cinema, perché entrambi gli scrittori sono, forse nascono dal cinema più che dalla letteratura, o forse la letteratura risente talmente tanto del cinema che anche loro hanno un'identità narrativa un po' confusa. Satua? Oui, si tu veux. Oui, mais en même temps... Bien sûr, j'aime le cinéma. Le cinéma, ça, j'ai commencé par écrire pour le cinéma, pas par écrire sur le cinéma. J'ai écrit pour le cinéma ou plutôt pour la télévision, bien sûr. Mais en revanche, c'est drôle. De la même manière, tu vois on disait que pour le choix de la première ou de la troisième personne dans un livre, à un moment, il va de soi et que tu hésites pas. Ça m'est jamais arrivé de me dire à propos d'une idée qui me vient, tiens, est-ce que ça serait mieux de faire un livre ou un film à partir de ça? Jamais. Ça devient, d'abord, ça m'est jamais arrivé d'avoir une idée de film véritablement. J'ai travaillé comme scénariste, mais j'ai un peu fait des films, mais j'ai jamais eu à proprement parler d'idée de film. Si j'ai une idée, c'est une idée qui est vouée à prendre la forme d'un livre en réalité. Et le cinéma, ça existe comme une espèce de référence constante, très souvent de référence sur des trucs de narration, quoi, des choses comme ça. J'ai été très très marqué, enfin adolescent et jeune homme, bah, notamment par le grand et fameux livre d'entretien de Truffaut avec Hitchcock, qui est une espèce d'exploration de techniques narratives, de choses comme ça dans le cinéma, et qui sont très très utiles à un écrivain aussi, quoi. Mais ça reste une influence, c'est quelque chose pour moi malgré tout d'un peu extérieur. J'ai pas l'impression que c'est là que je vais, quoi. Bah, il cinema è una... Sì, certo. Tradurlo io. Ha detto... No, ma... Amo molto il cinema, è vero. E in effetti ho iniziato scrivendo di cinema e poi scrivendo per il cinema e per la televisione, ma anche qui è un po' quello che succede quando si dice se si deve scegliere tra la prima o la terza persona. In realtà
abbiamo detto che non è una scelta ma qualcosa che viene naturale della stessa cosa. Devo dire che non mi è mai successo di fronte a un'idea che mi è venuta di pensare, beh, questa qua la riservo per un film, può essere una buona idea per un film. Quindi in realtà ho scritto delle sceneggiature, però se mi viene un'idea mi viene pensando a un libro. Il cinema è semplicemente una modalità, così, un riferimento. Quando ero adolescente, peraltro, appunto, mi aveva molto interessato, affascinato il libro di Truffaut e Hitchcock sulla la narrativa e il cinema, era stato, penso, molto utile anche per me scrittore, però il cinema lo considero un po' un elemento esterno, un'influenza esterna, non è sicuramente la mia meta. Si impara molto dal cinema, si impara molto, se hai la fortuna di farlo in qualsiasi dei diversi mestieri, montare, scrivere, girare, fare le luci, si imparano moltissime cose. Per me è stato utilissimo sempre, quando ho avuto la fortuna di farlo anche da regista e quando sono tornato a scrivere ho sentito l'incanto del gesto dello scrivere ancora di più, però ho cominciato a scrivere in un modo diverso, mi ha cambiato, ecco. E alle volte mi accade di fare dei movimenti di macchina in quello che scrivo che sono quasi impossibili al cinema, e c'è questa scioltezza invece nel gesto di chi scrive. Godo proprio fisicamente, perché vedo tutta la macchina complicata del cinema che si scioglie in una frase che inizia qua e poi io sono lì e tac, mi do una sberla in una frase. Se io faccio questo al cinema devo lavorare una mattinata. E tu da loro impari che questo movimento e poi godi quando lo scrivi, perché c'è la scioltezza, la velocità, la precisione, perché il cinema lo fai 7 volte, perché poi lui è troppo lontano, la sberla non è giusta, la dai troppo forte, invece tu scrivi proprio tac, perfetto, boom. E quindi a me fa molto godere fisicamente proprio. Infatti mi piacerebbe molto fare ogni tanto cinema per poi tornare a scrivere, sì. E cerco di farlo fare ai ragazzi qua, cerco di spiegargli che quanto è importante che lo facciano, perché ci credo veramente. E Alessandro, en fait ce que tu dis aussi, et moi c'est ce que je ressens tout à fait, c'est que profondément ça te fait sentir à quel point tu es un écrivain avant tout. Moi je me suis rendu compte, j'ai réalisé un film de fiction et c'était une expérience formidable de le faire, mais en même temps je me suis rendu compte que malgré tout, oui, non seulement je sais, mais j'aime faire une phrase, avec une phrase j'aime faire un paragraphe, avec un paragraphe une page, ensuite un chapitre, et malgré tout, il y a une certaine souplesse pour faire ça. Alors qu'au cinéma, tu t'aperçois que tu ne l'as pas cette souplesse, moi je ne l'avais pas du tout, je m'apercevais que j'étais capable de, avec un peu de chance et une très bonne équipe, de faire des choses où il n'y avait pas, de faire une scène où il n'y avait pas des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire majeures, mais il y avait, je sais pas, j'essayais de faire une scène en me disant tiens, on va faire ça un peu comme du Wong Kar Wai et tout, tu rigoles, ça ressemblait vraiment pas à du Wong Kar Wai, on a dû couper la scène entièrement tellement elle était mauvaise, tellement tout était raide et pas vivant, quoi. Et je me suis aperçu que c'était formidable d'essayer de faire ça, mais que c'était pas mon métier, que je savais pas le faire, que tout simplement j'avais pas les années d'expérience qui me permettaient d'avoir cette souplesse qu'à la longue on acquiert en faisant des phrases quand c'est votre métier. Sono anch'io molto d'accordo con quello che hai detto, ed è quello che anch'io ho sentito molto profondamente. Quindi è un'esperienza quella che si fa realizzando film, un'esperienza fantastica, però anche a me piace, come dici tu, scrivere la frase, poi dalla frase riempire la pagina, poi il capitolo, e lo si riesce a fare con fluidità molto più che non, per quanto mi riguarda, il cinema, dove non riesco ad avere questa stessa facilità di muovermi tra le parole. E
se si ha fortuna, una buona equipe, si possono anche non fare errori di ortografia o di grammatica nelle scene, nel cinema, però appunto si rischia sempre di scontrarsi alla difficoltà e credo che sia un'esperienza formidabile, fantastica, ma nel mio caso ogni volta mi rendo conto che non è il mio lavoro, non è il mio mestiere. E quindi una ottima esperienza che però ti fa desiderare poi di ritornare al tuo lavoro di scrittore. La prossima parola è avversari, non è avversario, è avversari. E noi intendiamo come avversari tutto quello che ci coglie durante la scrittura e ci fa demordere dalla scrittura. La paura, lo scoramento, il crollo. Il Regno è stato un libro molto felice per te. Non ha avuto tanti avversari, se non una materia da plasmare. L'avversario è stato un libro tremendo. Ha avuto un mono avversario che era una sorta di abisso. Ecco, quali sono di solitamente e come li contrasti i tuoi avversari durante la scrittura? Ça, je sais très bien que quel est mon adversaire principal comme écrivain. Il est parfaitement identifié. C'est la conscience d'être en train de faire un livre. Le fait de me dire je suis en train de faire un livre et donc comment dire, il faut que je l'écrive tout de suite. Il y a une espèce de ce que dans la psychanalyse on appelle un surmoi d'écrivain qui se met en place et ça serait, je me rédis, j'essaye de que ça soit bien. Et comme tu essayes que ça soit bien, c'est pas bien. Alors que, et donc, il faut trouver des ruses pour me persuader que non, je suis pas en train d'écrire un livre. En fait, je suis en train de vaguement prendre des notes pour un truc. Je suis en train de faire un petit reportage dans un coin. Je fais un truc. Enfin, j'ai besoin de me dire que je suis pas en train d'écrire un livre. Et en fait, Le Royaume, ça marchait bien parce que oui, je savais que c'était un livre, mais je me disais, ça sera un livre un jour. En attendant, c'est des brouillons, ça sera, et c'est pas pressé que ça devienne un livre. Il y a pas le feu. Mais je sais, dès que je me mets dans une posture d'écrivain, ça va plus quoi. Donc il faut trouver des façons de contourner ça. Le problème des ruses, c'est que quand elles ont marché une fois, elles marchent plus. Faut trouver tout le temps autre chose quoi. Et c'est mon problème majeur, quoi. Je sais que c'est... je ne sais pas si tu connais quelque chose de cet ordre, mais... Allora, io so esattamente qual è il mio avversario peggiore come scrittore. È la consapevolezza di stare scrivendo un libro. Perché quando comincio a pensare che sto scrivendo un libro, mi si sviluppa quasi un superego dello scrittore. Voglio a tutti i costi che sia qualcosa di buono, di ben fatto, ed è questa, diciamo, il presupposto migliore perché invece non venga fuori qualcosa di buono. A questo punto sono necessarie delle astuzie, cerco degli espedienti per convincermi che no, non sto scrivendo un libro, in realtà sto soltanto prendendo delle note, scribacchiando qui e là, e che quindi non sto assolutamente scrivendo un libro. Quindi me lo ripeto, continuo a ripetermi, è quello che è successo anche con il Regno, appunto. Mi sono convinto che in realtà non stavo scrivendo un libro, stavo soltanto buttando giù delle bozze, e quindi cerco in tutti i modi di non identificarmi nella postura dello scrittore. Il problema poi è che con queste piccole furbizie, piccole astuzie che riesco a trovare, queste astuzie a un certo punto invecchiano, non funzionano più, quindi è una ricerca continua ed è estremamente faticoso. Non so tu se hai la stessa esperienza. Ma ci sono piuttosto animale. All'inizio gli avversari sono importanti, per te sono molto importanti. Cioè, io sono convinto che all'inizio si scrive contro qualcuno, contro qualcosa e molto contro qualcuno. Proprio. Questa cosa che diceva Céline, io scrivo per rendere impossibile agli altri di farlo, perché lui era una merda. Ma c'è del vero. Cioè, soprattutto all'inizio è una forza, cioè senza quella forza è difficile credere davvero di arrivare in fondo. Poi dopo un po' sta roba invecchia e non te ne fotte più niente di scrivere contro quelli là, quindi passi diciamo in un'altra stagione
dove però, cioè, io ho sempre l'impressione che quelli che hanno paura o si fanno troppi problemi o hanno, non sono fatti per quel mestiere lì, diciamo. Capisco quello che dice lui, è un rischio reale, è un avversario sicuramente presente, però in generale gli scrittori sono come i piloti di Formula 1 o i pugili, cioè non sono irresponsabili, cioè non hanno paura. Quello che succede è che a un certo punto vai contro il muro o a un certo punto qualcuno ti tira giù, ma è una sorpresa sempre. Loro salgono in macchina, non hanno tempo di aver paura, non hanno modo di aver paura, non salirebbero in macchina se avessero paura. Per me è così, cioè non ho nessun avversario, non c'è niente che mi rompe i coglioni, non ho paura di nulla, ogni tanto bah, finisco. E quel che succede è che quando ti rimetti su dici ma vediamo un po' se riesco a ripartire, e una volta riparti, due volte riparti, immagino che ci sia la volta che non riparti più, e allora incominci a scrivere dei saggetti, dei raccontini. Immagino che accada, ti telefono quando mi accadrà. Però per adesso sono sempre risalito in macchina e andavo bene, cioè, di nuovo non avevo tempo di pensare al muro e forse ho cambiato un po' lo stile di guida, ma alla fine è quella roba lì, non conosco alternative. Farei saltare una parola che mi annoia, che era serialità, mi annoia tanto, l'ho scelta e mi sono sbagliato. E invece ne metterei una che è molto più interessante, che è Lampadine. Lampadine è un omaggio a Mr. Green, ma è un omaggio soprattutto a noi che abbiamo iniziato a scrivere adesso. E le lampadine sono quelle che quando sei giovane, quando hai paura, quando ti caghi sotto per scrivere, sono quelle che ti vengono a salvare. Io so che voi due avete tentato di fare anche un piccolo lavoro diverso. Tu Sandro, questo non, magari hai venduto biscotti e tu Emanuele hai venduto costumi da bagno, o hai tentato di vendere costumi da bagno. Questi sono due colpi bassi miei, ma gliel'ho fatti a loro due perché mandava, e questa è la differenza tra un giovane con due Golia. E volevo sapere quali sono le lampadine che vi hanno salvato, si sono accese quando volevate buttare via la scrittura, quando volevate buttare via un libro, quando volevate buttare via voi stessi, e vi hanno salvato. La vente de maillots de bain, ça n'avait pas très bien marché. Alors je suis pas sûr que j'aurais passé toute ma vie à vendre des maillots de bain si ça avait marché. Mais le raconte un Limonov. Oui, à un moment, je peux le raconter. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais mon service militaire en Indonésie comme coopérant et mon ami de l'époque, ma copine de l'époque et moi, on n'avait pas du tout envie de rentrer à Paris, on avait envie de mener une vie un peu de hippie à Bali, des choses comme ça, et donc on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mener cette vie qui nous paraissait beaucoup plus désirable que la vie professionnelle ou les débuts de vie professionnelle qui nous attendaient à Paris. Et on s'était dit qu'on pouvait faire pour pas cher des petits maillots de bain comme ça, et qu'on les vendrait, qu'on les emporterait à Paris, enfin qu'on les vendrait 10 fois plus cher, quoi, qu'on les ferait faire pour $1 et qu'on les vendrait pour $10, quelque chose comme ça, et qu'avec ça, on pourrait continuer et puis vivre à Bali, à Goa, des choses de ce genre. C'est pas que ça n'ait pas marché, c'est qu'en plus ma petite amie m'a quitté, j'avais écrit un premier roman dont personne ne voulait, et je suis rentré en France, enfin, tout seul, avec mon premier roman raté, et une valise, une malle dans laquelle il y avait 2000 maillots de bain, comme ça, que je me sentais incapable de vendre à qui que ce soit, et je vivais dans un studio avec rien du tout, une chaise, un lit, et puis ma malle avec mes milliers de maillots de bain. Et c'était pour moi le symbole de l'échec absolu de ma vie amoureuse, de ma vie d'écrivain, de la vie d'aventurier que je me rêvais. Voilà, tout aboutissait à cette malle de maillots de bain dont personne ne voulait. Et
Non, c'était pas une ampoule. Hein. C'était vraiment le contraire d'une ampoule. C'était la chose la plus triste que j'ai jamais... Enfin, c'est une représentation de la plus grande tristesse, ces maillots de bain. C'est une chose accablante. In effetti mi sono ritrovato a voler vendere dei costumi da bagno, in realtà questo business non ha per niente funzionato e non saprei dire, non credo comunque che anche avesse funzionato avrei continuato a fare quel lavoro lì, comunque ero giovane, facevo il servizio militare in Indonesia e poi ero lì con la mia fidanzata e tutte e due non avevamo più tanta voglia di tornare a Parigi, alla vita grigia e noiosa di Parigi, volevamo rimanere a Bali o comunque da quelle parti e quindi ci siamo un po' ingegnati, non sapevamo bene cosa fare, abbiamo deciso di produrre dei costumi da bagno poco cari da vendere poi a molto più caro prezzo nella capitale francese e noi nel frattempo continuare a vivere a Bali, a Goa, però è andato tutto male, la mia ragazza mi ha lasciato, io nel frattempo avevo scritto un romanzo che non ha avuto nessun successo, non ho venduto una copia, quindi è andato, non è anche stato pubblicato perché proprio nessuno ne voleva sentir parlare, quindi mi sono ritrovato io tristemente con la mia valigia piena di costumi, 2000 costumi a Parigi, in uno studio, quindi in un monolocale triste, vuoto, una sedia, un letto e basta, con però questa enorme valigia piena di costumi, è veramente l'immagine del fallimento totale, dell'insuccesso su tutti i fronti, nella vita amorosa, nella vita di scrittore, ma anche nella vita di avventuriero, di avventure, quindi non è stata una lampadina, è stato tutto il contrario di una lampadina, cioè l'immagine del fallimento totale. E come, giusto, quali sono le tue lampadine? Il metodo, ad esempio, perché sei un gran lavoratore, oppure le vite degli altri, che sono la tua ispirazione? Maintenant, c'est des choses extérieures. C'est trouver des... Au début, ça peut être des sujets de reportage. C'est le reportage, par exemple, le journalisme. Le journalisme, c'est une chose qui très souvent m'a amené à des livres, souvent. Oui, j'ai écrit le Limonov, c'était un reportage à l'origine. J'ai toujours l'impression que quand je sais pas dans quelle direction aller... Faire des reportages, c'est bien. Pour moi. Beh, direi che le ispirazioni sono sempre riferite a qualcosa di esterno. I reportage, ad esempio, il giornalismo, gli articoli giornalistici, appunto. Trovo che, come è successo anche per Limonov, che è nato come reportage, la vita, l'inchiesta esterna, il reportage è quello che mi dà ispirazione. Sandro? Ma faccio un esempio. Da 22 anni una grande lampadina della mia vita è questa scuola, per dire. Ma io, cioè, quando io lavoro non ho bisogno, non mi è mai successo di aver bisogno di qualcosa che mi salvi o... Ti dico, entro in macchina e poi vado più veloce che posso, fine. Non ho avuto questa fortuna di non avere mai grossi problemi, però una cosa che mi ha reso sempre molto forte, me ne rendo conto ora più che in passato, è che quasi sempre io ho avuto una vita che sarebbe andata anche bene se non facevo libri, ecco. Cioè l'altra parte della mia vita... Sei sicuro? Sì, era una vita che valeva la pena, ecco. E quando non ce l'ho avuta è stato più difficile. Però forse una delle cose per cui io scrivo abbastanza sereno è perché non ne va della mia vita completamente, perché in realtà io sono vivo anche in molte altre cose e quindi diciamo che tutta la gente che è intorno a me, non so, tutti i ragazzi, gli allievi che ho avuto in questi 22 anni, i colleghi, quelli con cui costruisco la scuola, insomma tutto questo è un'altra vita e più forte è, più questo spazio della scrittura è uno spazio comunque che non è drammatico, no? Non vai lì per giocarti tutto, ecco. E boh, dovessi consigliare qualcosa alla gente che fa questo mestiere, che è un mestiere molto duro,
solitario, lungo. Un libro ci puoi anche mettere 3-4 anni a scriverlo. E che se puoi di avere intorno una vita forte, che renda meno drammatico questo appuntamento di te con la scrittura. Devi essere vivo a prescindere, diciamo, dai libri che scrivi, se puoi. E questo te lo possono regalare quelli intorno a te. Tu puoi applicarti, però sono lampadine loro, proprio che tac, tac. Non lo dico perché sono qui, perché siete anche dei spacamaroni, non è tutto un incanto, ma però quelle lampadine lì sì, per me, ma sono fuori dallo studio, non so. Poi guardo la finestra, vedo tutte queste luci, dico ok, boh, non c'è problema star qui dentro. Mi dà molta tranquillità. J'approuve absolument ce que tu dis, je suis, mais je l'envie aussi, moi j'ai l'impression de, je découvre ça un peu plus tard, mais quand j'étais plus jeune, je n'aspirais qu'à une seule chose, c'était à être écrivain, ce qui est une chose catastrophique. C'est une chose catastrophique de trop de surinvestir l'écriture, la littérature, de sacraliser tout ça. Ça, enfin, c'est une très mauvaise chose. Je suis d'accord. Et moi, j'ai énormément souffert de ça, souffert vraiment. Et je ne pense pas que ça m'a fait écrire mieux. Completamente quello che hai detto. Quando ero giovane aspiravo a una sola cosa, ad essere uno scrittore, ed è veramente catastrofico. È catastrofico investire tutte le proprie energie nella scrittura. Ho sofferto moltissimo, e non penso che questo possa aiutare peraltro a scrivere meglio. Sarebbero rimaste 3 parole, una salta e noiosa. Ne rimane una. Ma fai così anche con i libri? Cioè li scrivi poi togli un terzo delle parole che sono noiose? Io a differenza vostra ho un sacco di avversari, per cui una volta che inizio uno devo portarlo a termine. E una parola è composta da più parole ed è un meccanismo narrativo perfetto e viene dal cristianesimo, è il ribaltamento dei valori, gli ultimi saranno i primi, quindi chi perde vince in un modo o nell'altro, e questo è una base fondamentale per quanto riguarda il regno di Carrère, ma anche tutti i libri che voi scrivete. Essere in un libro ciò che non si è nella realtà, oppure un ribaltamento, un contrappasso o una resilienza. Volevo sapere se questo ribaltamento di valori cristiani è stato l'ispirazione al regno anche per poter indagare. Personnellement, c'est la chose qui me touche le plus dans le christianisme, dans le message évangélique, c'est cette espèce de renversement total de valeurs extrêmement paradoxal qui va absolument contre tout ce qu'on croit savoir de la vie, du monde. C'est-à-dire, malgré tout, nous tous spontanément, nous avons tendance à penser que c'est mieux d'être grand que petit, que c'est mieux d'être fort que faible, que c'est mieux d'être riche que pauvre, et le christianisme est la chose, l'espèce de qui nous dit que non, c'est le contraire. C'est très très difficile à intégrer, et en même temps, c'est bizarre, ça fait comme une espèce d'encoche, de trace dans la conscience, qui une fois que tu te l'es mis dans la tête, tu peux pas te le retirer. Maintenant, je sais pas comment. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, j'ai l'impression que j'aimerais. Je ne sais pas quoi faire de ça en réalité. J'ai l'impression qu'il y a une grande vérité là-dedans, qu'elle est précieuse, elle est vitale, elle n'a absolument rien à voir avec des dogmes religieux, des choses comme ça. Et on ne sait pas quoi en faire. C'est comme si c'était à la fois un moteur et comme si c'était à la fois un accélérateur et un frein. Enfin, c'est une chose très très bizarre, mais c'est la chose la plus bizarre que je connaisse, le christianisme comme objet historique, mental et tout. Je connais rien de plus bizarre, et au fond la tentative d'écrire ce livre était d'essayer de toucher un peu à la bizarrerie de cet objet, de cette sa foncière et totale étrangeté. Pas dire que c'est une morale à laquelle j'aimerais mettre en œuvre dans ma vie. Je ne sais pas quoi en faire de ça. Et je sais bien qu'il y a à en faire quelque chose.
Personalmente è proprio questo che mi tocca tantissimo, mi ha sempre molto colpito del cristianesimo, cioè questo capovolgimento di valori che ha proposto. Siamo tutti portati a pensare che è sempre meglio essere forti piuttosto che deboli, o che sia meglio essere ricchi piuttosto che poveri. Il cristianesimo invece ci suggerisce esattamente il contrario. È sicuramente qualcosa di difficile da integrare, da digerire in un certo qual modo, però quando ne entri in contatto lascia una traccia nella tua coscienza. Io, a dire la verità, non so bene che cosa fare, ho l'impressione, credo che sia una grandissima verità quella del cristianesimo, al di là dei dogmi eccetera, e forse quello che c'è di più vitale, un motore, ma che è anche un acceleratore e un freno al tempo stesso. Credo che il cristianesimo sia l'oggetto storico mentale forse più bizzarro che sia mai esistito, ed è un qualcosa che dà voglia di entrare in contatto, di toccarlo, di entrare in qualche modo in sintonia. Non so se questa sia la morale che voglio per la mia vita, però so che c'è, anche se non so che cosa farne, non so cosa fare di questo. Ma io con gli anni sono arrivato a questa conclusione, che gli ultimi saranno i primi, ma purtroppo non sapranno cosa farsene, perché la memoria che ho io degli anni della fede, dove questo valore era fortissimo, no? ed era anche proprio la nostra forza, era la nostra diversità dal mondo, era proprio un altro sistema di valori, produceva alla fine della gente però che non sapeva bene cosa fare su questo pianeta, perché sentivamo una specie di primato morale che non era una felicità, sentivamo una sorta di consapevolezza, di maturità che il resto del mondo non aveva, ma eravamo bambini, sapevamo quasi nulla, non sapevamo cosa farcene. E così nel tempo ho pensato che una certa esposizione nella falsità, nel falso valore, nell'errore, è necessaria per farsi un'idea precisa del mondo in cui stai. Se no magari c'hai un'idea appropriata ma non stai vedendo niente, cioè non sai cosa fare. E quindi, pur essendo vissuto in anni molto importanti nella luce di questo controvalore irresistibile, poi nel tempo ho capito che la faccenda era più complessa, quindi adesso lo prendo molto più con le molle. Certo, come ha mostrato Carrère, è ovviamente la genialata dello storytelling del cristianesimo, ovviamente. Era forse la prima volta che qualcuno diceva in maniera così precisa una classifica alternativa degli umani, con questa violenza, con questa nettezza, e lì è stato devastante, obiettivamente è stato devastante. Oltretutto è stato, come lui mostra molto bene, uno storytelling abilissimo. E poi lui si ferma a un certo punto, ma se noi poi aggiungiamo quello che ha fatto la Chiesa, cioè il più grande investitore in advertising mai visto sulla faccia della terra, abilissimi, ma è anche la quantità di denaro che hanno riversato lì sopra, pazzesca, e di fatto è uno storytelling quasi inattaccabile. Ancora oggi, quando io vedo le statistiche, qual è il personaggio che più voi ammirate? Papa Francesco. Io, proprio perché sono un ex cattolico, rimango proprio con tutta l'ammirazione, però pensate alla forza di questo storytelling, cioè mostruoso, abilissimo. Abilissimo, e mi è piaciuto ricordarmelo leggendo le sue pagine che sono dedicate al primo storytelling, proprio quello immediato. Rimane l'ultima parola. Beppe Viola fu un giornalista, scrisse libri e disse questa frase: sarei disposto ad avere 37,2 di febbre tutta la vita in cambio della seconda palla di servizio di John McEnroe. La seconda palla di servizio è il momento psicologico più difficile per un tennista. Tu la devi rischiare, Sharapova, oppure la devi fare blanda per poter buttarla dentro, Djokovic.
in un modo o nell'altro lì si misura il coraggio, e coraggio è l'ultima parola che scegliamo. Quanta ne avete prima di ogni libro, oppure non ne avete bisogno per scrivere i libri? Come volete. Non ho mai battuto una seconda palla in vita mia. Ecco, do la parola a Carrer. Ah, il a trouvé la bonne réponse. Il a trouvé la... J'ai le droit de ne pas répondre parce que j'ai pas trouvé de bonne réponse. Non trovo una risposta. Posso non dare una risposta. Grazie, è stato bello, no?